Il migliore dei mondi possibili. È un podcast di Kairos Media. Io sono Laura Arti. E il caso non esiste. Se stai ascoltando questo podcast, vuol dire che è il tuo momento opportuno. Il senso del mondo. Nella lunga timeline della storia dell'umanità, non abbiamo mai avuto l'occasione di premere il tasto pausa e fermare il tempo. Il cursore del tempo scorre imperterrito, anche in una stradina periferica a senso unico, tra gli scheletri di palazzi in costruzione, in una città arsa dal sole del caldo estivo, dove un uomo sta attraversando la strada guardando esclusivamente nel senso di marcia da cui dovrebbero arrivare le automobili. Scende dal marciapiede e solo per una frazione di secondo non viene investito da una bicicletta che sfreccia contromano nella stradina di periferia a senso unico. L'uomo, per fortuna, è solo sfiorato dal ciclista. Ma il suo passaggio inaspettato lo fredda, nonostante la temperatura infernale di quel giorno d'estate. Non sarebbe dovuto passare di lì, almeno non in quella direzione. Eppure, nonostante quella via avesse un senso di sua percorrenza, deciso per tutti, c'era chi aveva deciso di andare in controsenso, non curante della direzione di marcia, fino ad allora rispettata e compresa da tutti. Il ciclista aveva creato un senso tutto suo, probabilmente conveniente a se stesso. Eppure quella strada fa parte del mondo. Si può dire che facendone parte è un mondo essa stessa, con le sue regole e le sue definizioni, che ha un suo senso valido per tutti quelli che lo attraversano. Cambiarne arbitrariamente il senso può portare a pericolose conseguenze per noi e per gli altri, fino a diventare un non senso. Eppure cambiare il senso del mondo si può, se se ne rispetta la direzione. Ed è nel proseguo della storia che c'è questa possibilità. Questa storia ha un doppio finale. Aperto. La fine la puoi scegliere tu. Finale 1. Il pedone inveisce e rincorre il ciclista insultandolo e colpendolo in maniera violenta. Finale 2. Il pedone osserva i bordi del marciapiede, da entrambi i lati, e pensa che manchi qualcosa. Pensa che quel ciclista avrebbe avuto bisogno di una pista ciclabile. Tu, quale dei due finali sceglieresti? Wow,
hai lasciato di nulla la luce accesa? Io. Ecco io. Chi è stato l'ultimo uscito ieri? Luce. Tu, poi ti lamenti che arrivano le bollette alte. Ma come fanno a arrivare le bollette così alte? Non ho capito. Ma se io ieri ho spento l'interruttore generale, vai giù. Come fai a essere accesa la luce? Che fa? C'è qualcuno? Raggiungibile, scatta la segreteria. Qua giù non prende. Ma perché non accendi il wifi? Ma scusa, ieri non hai detto che c'avevi da fare, non lo sapevi se ci saremmo visti. Che vuoi fare? Tanto che mi hai chiamato a fare? Ah boh, se finivi prima lo sapevi che stavamo qua. E ho finito prima. Vince, e a che stai con sta cappella Sistina? Qua giù. La Madonna per partorire Gesù Cristo, sempre 9 mesi dovette aspettare, eh? Ho capito, però tu, con sto Natale sono 3 anni stai facendo il suo presente. Sei andato un po' oltre il tempo gestazionale, dottore. Ehi, oggi ci vuole il tempo che ci vuole. Ma tu lo sai perché si fa il presente? Dici, ti sento. A Natale, so. È inutile, non lo sanno neanche loro. Non googolare che ti vedo. Babbo, non fa niente, non è mica necessario che tu lo debba sapere. Però mo magari ti è venuta la curiosità, te lo vai a vedere. Che ne sai, uno di questi giorni esci per bere una cosa e locali nel centro storico incontri una bella ragazza buona che ti piace, poi scopri la figlia, che la figlia di un mastro presepaio. Non giochi con manetta, così te la dà. Poi sempre se non arriva prima il barista mulatto dell'altra volta. Ma no, ma come si chiamava? Ginky? No, aspetta. Ma so solo, ragazzi, mi sono girato un attimo, e non ho visto più quella biondina. Che tetta aveva? Funky! No, guarda, esagerato, Tronchi! Ogni riferimento è puramente casuale! Ma tu se lo prendi un caffè con me? Io... Tronchi! Non c'è nessun debitore da chiamare stamattina? Pronto, signore? Lei è ancora in ritardo? Di guerrate, se non ci manda subito una fattura con il bonifico, ricevuta di pagamento, dobbiamo segnalarla come cattivo pagatore. Che creatura qua! Vince, fa un caffè pure a me, Giovanni. Comunque non devo andare stamattina, ma boh, oggi pomeriggio va. Qui, ma vuoi venire con me? E ti faccio conoscere il responsabile, ci metto una buona parola. Ti faccio provare un brivido diverso, un'esperienza tutta nuova. Quale, Luigi? Lavorare! Ma mamma, che colpa mia se la gente finanzia per ogni cazzo che compra? Cioè, ma dico io, no, se non te lo puoi permettere, ma che te lo compri a fare? Ma che te l'ha prescritto il medico? Ma io zuccherato amaro. Amaro, Vince, come la vita. È vero, Gennaro? Parlo con te. La vita mia è dolce come la crostatina di fragola che fa quella pasticceria al gomito in centro. Quella che è esplosa 2 mesi fa. Come è esplosa 2 mesi fa? Gennaro, ma da quanto tempo non va in centro? Ma dove deve andare? Ma non lo vedi che si caga sotto pure di uscire dal quartiere? Anche questo non va nemmeno più all'università. Le dispense se le fa prendere da Marta. Oh, dice Marta, che lo fa lingua orientale, sta povera da Marta sta. Dovevo fare i chilometri per prendere quegli appunti. Ma sei proprio una merdina, sei! Ehi, ma a proposito, come sta tutto a posto, Gennaro? No, dico, passa ancora sotto alle porte. Allora, a parte il fatto che io non ho paura di niente e di nessuno. Oh. E poi io, preferisco studiare a casa e poi andare all'università a fare l'esame. E poi, cioè, non è che si può parlare proprio di corna. No, perché io e Marta abbiamo una relazione fritta, capito? Aperta.
come si porta a modo? Come si dice? Corna proprio! No, si dice corna. Come va di moda oggi? Come si chiama? Poliamore! Genna, Genna, quella è aperta solo per te! Ui, ma io non ti sto criticando, sia chiaro, vai giù, sia chiaro! Solo che dico che. Vai, Dico, le palle che ci racconta lei, mica ce le devi raccontare pure a noi! Oh, signora, tira! Aggiù, ma perché l'hanno fatta esplodere? La pasticceria? Cioè, che c'ha secco una pasticceria con le proteste? No, si vede che c'entra. Forse perché si è ingrandita. Non ti ricordi che aveva aperto altri due punti vendita all'interno della città? Cioè, no, tu devi entrare nella testa di queste persone. A parte che per uno che ne prendi ce ne sono altri 10. E poi per loro non vale niente più, io un po' li capisco, cioè. Che dici, Ruggero? Cioè, li capisco, quelli non hanno più niente da perdere. Allora dice, non mangio io, non mangio nemmeno tu. E allora ti faccio saltare in aria il negozio, credo. Ma mica con le persone che te la devi prendere. Mica sono loro la causa di quello che succede. Ma poi di chi, no? Avranno un nome, no? Ma giù, cioè, un gruppo, cioè, avranno una sigla con cui rivendicare gli attentati. Niente, c'è nato. E questo è il bello. Se tu non li puoi nominare, non gli puoi dare un nome, non li puoi mettere in qualche casella specifica, loro non esistono. Potrebbe essere chiunque, no? Chiunque abbia un movente, dico. Pure Vincenzo, per esempio. Vai giù, io devo finire il presepe, non c'ho tempo. Figurati. Veramente, tra tutti noi qui presenti, quello con più moventi saresti proprio tu. Io? Certo, fai un lavoro di merda, frustrante, sottopagato, con il quale devi mantenere a tua mamma e tua sorella. Sei in quella macchina verde tutta scassata da anni e sei sempre senza lei! No! Ma stai parlando? No! Che ne ha papè! Non ti distrarre! Non ti distrarre! Non ti distrarre! Sei niente! Ma quanti sei? 4 papà! Segni sul. Data il risultato da segnare, deve essere preciso. Preciso. Questa è la quarta volta consecutiva che le prendi sulle orecchie a FIFA. Coreggio! E adesso ce l'hai pure tu un movente! E fa da canno, vi! Mentre sfida Vincenzo, dicevo, vieni! No, no, io devo finire il presepe, non c'è tempo. E gennaio, io con tu, ci accontentiamo. Oh. Oddio, dove sta l'erba? Oh. Oh! Dove sta l'erba? Oh, ma che ne sacci? Vedi che sarà nel mobiletto, io mi ricordo una bustina gialla, avete messo là, no? Ma io non ci sta niente qua dentro. Boh. Ma che fine buono, non ci sta. Eccola qua. Questa qui? Cioè, ma io ho detto a gialla, che colore è questo? È blu. È azzurra, Giovanni, azzurra. Voi avete blu. E voi sapete niente, Chi ha sistemato ieri? Ok, abbiamo perso l'erba, voglio. Chi ci va a riprendere? Ma fate sempre questo, se non metto a posto io qua dentro, no? Ma fammi un box, ce le facciamo noi, dobbiamo lì. Tu ti lamenti per 5 euro sulla bolletta dell'elettricità, mettiamo il box, mettiamo. Oh, non è che fida a te, no? Oh, ma è sto giù qua! Non ci sta, non ci sta. Dove sta? L'abbiamo persa. Io non ci vado. L'abbiamo, nemmeno lì. Che c'è? L'abbiamo persa, vai giù, l'abbiamo persa. Oh, vai giù. Ma stava qua. Di che colore era la bustina? Gialla, gialla, se non mi sbaglio. Gialla. Ma è questa qua? Quello c'era lui, quello c'era lui. Oh, ma mi sei dimenticato? Ieri abbiamo detto, guardi, la mettiamo dentro al presepe, si mimetizza meglio con il muschio. Sì, ma quando parlo, quando parlo. E nascondi la mia amica, come la sai fa? Oh, vieni, fammi vaccine. Senza volume. Sì. Così mi concentro sulle immagini, capito? Cerco di capire se il telecronista è pro o contro l'attentato. No, come quell'altro che ride sempre, ride. Guardala va, ride. Ma c'è Marichi, ma che cazzo di narire? Invece questo di qua no. La sua faccia parla. E poi vedo la scena dell'attentato, capito? I detriti. Cerco di capire in che punto della città è successo. Insomma, immagino. Ma che ora? Cioè no, tu hai capito?
Ma io potevo esserci lì io a quell'ora. E a che ora è successo? Che è mezzogiorno. Mettiamo il caso che fosse passato in orario, il pullman alle 8:30, lo prendevi, poi eri alle 9 arrivavi alla stazione, cambiavi treno, arrivavi alla stazione centrale, non perdere nessuna coincidenza, prendi il pullman, arrivi in centro, Luigi. È più facile che vinci super in una lotta. Non male che si concentra solo in centro. Ma chi vuoi che se ne fotte se fanno un attentato in periferia? Il danno più grande che fanno al massimo è un fosso a terra. Ah, è un altro fosso da scansare con la macchina quando torni a casa da lavoro. Fosso più, fosso meno. Voglio, ma è mai possibile che si debba sempre criticare, oh? Ma quanti? Quanti di noi possono provare la sensazione di una Parigi Dakar semplicemente tornando a casa, no? Papà, l'anno scorso fra me, mio padre e mia sorella siamo andati così tante volte da gommista che a Natale ci ho fatto il cesto regalo. E quest'anno ve ne fa un altro. Ma pure tu, io. Uah, che cazzo, Agiù! Ma è finita già! Cioè, vai un minuto e mezzo di servizio su una bomba! Cioè, da quando è che una bomba non fa più notizia? Ma vi ricordate prima? Mezz'ora di servizio, Agiù! Bello, tutta la cronaca, minuto per minuto dell'accaduto. Tutto il plastico dei detriti, tutto il luogo dell'attentato, faceva vedere. Tutti i corpi dilaniati, artatamente pixelati. Ma da quando è che siamo passati a considerarlo una cosa normale? Quotidiana. Certo che prima pure sia stato in lontananza ci ha fatto gelare il sangue, cazzo. Cioè, si mi cagate sotto, no? Ruggero, tra poco devo attaccare al lavoro. Non fai bene con me? Non c'è il mio. O voglio vengo pure io. Devo prendere le cose per il presepe, poi passo pure da casa. Ciao, ciao. Ciao, Gennaro. Oh. Mi raccomando, non tocca spostare niente. Se sposti qualcosa io me ne accorgo. Ma che tocca? Che tocca? Esci! Che ti ho detto? Guardare lo puoi guardare. Ma non lo toccare! Scemo, ma te lo mani! Già, già! Marta, scusa, hai ragione, che sto nel garage, non sai qua non prende. No, ti volevo dire, quando passi da queste parti, se non hai insomma niente da fare, magari, non so, possiamo restare insieme, ci mangiamo una cosa, non so, cioè, c'è una situa, funky, tranqui, place to be, chill out, vabbè, fammi sapere. Aspetta, attenta, aspetta, non ti muovere. Benvenuta nella nostra umile dimora. Veramente?
C'ero già stata. Ah. Sì, è vero, cazzo. E sei stato capace di dire la stessa cosa della volta scorsa? Tu sei sicura che sei già stata qua? Cosa c'è, mi confondi con qualche altra tua conquista? Può essere. Non è la prima volta che vengo qui. Sì, 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 sì. Mi hai raccontato delle tue conquiste passate. Ho una buona memoria, sai? Però non mi ricordo bene. Forse può essere che io sia stata qui con uno dei tuoi amici. Mi stai prendendo per il culo? Mi stai prendendo per il culo? Mi dispense. Grazie. Ma te, l'università, come va? Bene. I professori e gli studenti non sembrano essere minimamente toccati dalle esplosioni degli attentati. Tutto procede senza intoppi. Ce l'hai un po' d'erba? Ma certamente, madame. Che poi voglio dire, cazzo, ma è una sensazione solo mia. Fuori esplodono delle bombe. Degli innocenti muoiono e l'università l'unico problema sembra essere quello di passare un esame con almeno 18, fanculo la media, ripetendo come automi le nozioni imparate durante le lezioni. Guarda, non dirlo a me che io mi accociato più all'università. Sì, neanche a prendere le dispense, però. Ma ce l'avete un mazzo di carte in questa reggia? Francesi, napoletane, quale preferisce? Ci sai giocare a scopa? E cos'è una proposta? Dai, deficiente. Facciamo così, facciamo una partita secca a 11 e chi vince può fare l'altro ciò che vuole. Senza limitazioni. Mi piace. Allora, facciamo così. Carta alta, da carte. Anzi, no, no, no. Sono sempre un signore. Oh. Prima le donne. Vai, comincia tu. Alza. Mazzo. Grazie, ingegnere. Sì, 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 sì. Sentì una volta il film. Scopa. Sai giocare bene a scopa. Da piccola vedevo giocare mio padre, mio zio e mio nonno tutte le domeniche dopo pranzo. Partivano dei veri e propri tornei e seguivo tutte le partite. Vabbè, io non c'ho questa grande tradizione familiare, però mi difendo bene. Vedi quella lavagnetta lì, sono segnate tutte le partite che facciamo quando giochiamo a PlayStation, a carte di più, di più, di più. Devo dire, poi sotto Natale abbiamo questa cosa che siamo sempre più assidui, poi sotto le feste, non ti dico, proprio con il poker... Hai il punteggio più basso? No, no, ma, no, perché non abbiamo ancora aggiornato le partite... L'ultima settimana, questo è tuo? Vai, conti i punti? Se vuoi, io li ho contati mentre giocavamo. Ho fatto 4 punti più la scopa 5, 5-0, dai tu carte. Inizio sprint. Come si dice, la fortuna del principiante. Io non ci gioco spesso come voi. Tu sei più allenato. Te la rischi? Non puoi mai avere 2-8. Scopa! Senti la sconfitta che sopraggiunge. No, andiamo, forza. Dicevi l'università? Anche a te non piace seguire. Ma a parte quelle che ci provano solo perché tu possa studiare al posto loro, i professori che sbavano dietro di ogni culo che passa, gli assistenti frustrati in delirio di onnipotenza quando provi ad andare in dipartimento, insomma. Niente sembra smuovere la granitica istituzione universitaria. Cioè, ci provano? Cioè, che vuol dire ci provano? Ma voglio dire, cazzo, ma come si fanno a rendersi conto di ciò che succede fuori? Prendiamo voi ad esempio. Vi siete creati un bel rifugio qui, no? A riparo dall'esterno.
Avete tutto ciò di cui avete bisogno? Avete da bere, da mangiare? Da passare un po' il tempo? Le carte, la play, l'erba? Se ci avete persino un presepe! No, questo è Vincenzo. Ma chiedetevi! Chiedete, è questo quello di cui avete bisogno? È questo quello che volete davvero? Allora, io ho fatto 4 punti più 2 scope 6 più 5 di primo 11, 11 a 0, ho vinto. E adesso devi fare tutto quello che ti chiedo senza obiezioni. Domani vieni con me in centro. Ho bisogno che mi accompagni nel posto. E non puoi dirmi di no. No? No. Il migliore dei mondi possibili. È un podcast di Kairos Media. Io sono Laura Arti. E il caso non esiste. Se stai ascoltando questo podcast, vuol dire che è il tuo momento opportuno. Fight or flight. Combatti o scappa. Hai mai sentito parlare di questo meccanismo? Anche se non l'hai mai sentito nominare, non importa. Immagina di camminare durante la tua vacanza in montagna, in uno di quei sentieri nei boschi estesi che portano da cima a valle. Sei lì, tra fitti e alti alberi. Alzando lo sguardo, i raggi di sole primaverili passano dalle punte dei fusti e arrivano fino a te formando fasci di luce, al cui interno il riflesso rende visibile il denso pulviscolo atmosferico. Lo guardi muoversi e ruotare, come un piccolo universo di costellazioni e pianeti che si infrange sul dorso delle tue dita. L'universo a portata di mano. A riportarti sulla Terra è un rumore improvviso, un soffio animale, secco, deciso. A pochi passi da te, da dietro un albero appare un orso. Vi separano poche decine di metri, mentre i vostri occhi si incrociano gli uni dentro gli altri. Ed è lì che fa la sua comparsa il più ancestrale degli istinti. Fight or flight. Combatti o scappa. Di questo passato non ne abbiamo memoria. Eppure ci condiziona più delle nostre esperienze più recenti. È la dotazione di serie con cui nasciamo. Quella che ci ha permesso di sopravvivere nel tempo e arrivare fino ad oggi.
un istinto primordiale. Ognuno di noi incontra il suo orso nella passeggiata solitaria nel bosco della vita. Sta a te decidere. Combatti o scappa. Fight or flight. Ecco, e mica la dobbiamo spegnere la luce, no? Noi siamo una sede distaccata dell'Enel, mica papà e bullette. Roger, ma dico io, no? Ma ci sta un pulsante tanto bello, utile, funzionale, la faccia parete? Ma che ci vuoi? Uno la spegne e quella luce, come magia, si spegne. Ma che ci vuoi? Che ci vuoi a capire? Che ci vuoi a capire? Ma quell'altro? Vedi. Domani lo puoi andare a dare questo esame, le studiate tutte le dispense. Ma Sarumen? No, è morta. Ah, proprio? Sì, sì. Domani alle 4 sono le esequie. So pigli ne so porto. Con tutto il divano, so. Sì, sì. Uè, Marta! E che ci fai qua? No, non vedi che Gennaro sta dormendo? Ha studiato troppo. È diventata una cosa con tutte le dispense. Ah, non sei venuta per lui, no? Sei venuta per noi. Ah, Marta, che sorpresa. Vedi, Marta, che fai? Che fai, Marta? No, no, e se Gennaro ci sveglia, no? Marta, che fai? Mi slaccio i pantaloni, Marta, no? No, Marta, Marta, dove metti ste mani? No, Marta, no? Sì, Marta. Sì. Sì, Marta, sì. 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 Sta proprio in coma, sta. Vai. Ma disse? Ma voi siete due scemi, due caini! Due stronzi senza fine! Ma mi sta venendo un infarto, cazzo! Esagerazione, un infarto addirittura! Al massimo un po' di tachicardia! Una cosa così! No, non c'è sentito arrivare, stavi troppo concentrato sugli appunti. Queste sono dispense, può sapere. Anzi, dispense! E allora è venuta Marta! Ha finito l'università. Ci siamo visti. E quello perciò si è addormentato, capito? È che lo siete stanca, ha fatto troppa attività fisica e si doveva riposare. Ma sul divano? Cioè, ma perché sul divano? Cioè, l'hai sporcato, te? Ma ci teniamo noi qua sopra, però. E ti faccio schifo? Vestita no, ma se ti immagino nudo qua sopra, sì, è tanto. Aiuto, vedete come dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare il divano. Dai, a me la forza, credi no. Lo compri tu? Non abbiamo fatto niente di quello che avete detto. Abbiamo fatto la partita a scopa. Ah, mo si chiama partita a scopa. Becille, ho pure perso. Giuro. Vai, 11-0. Cioè, io non ho capito niente. Oh, quella parlava e giocava. Cioè, io buttavo a terra e lei prendeva. Io buttavo e lei prendeva. E intanto parlava. Quanto cazzo parlava? Ma poi come se non bastasse, mentre parlava, contava pure i punti. Cioè, una secca persa 11-0 in due partite. Ma giù, io sono ancora scioccato. Gennaro ha detto che parlava. E di che parlava? Allora, Gennaro, non è che ti ha detto qualcosa di importante e tu non te lo ricordi? No. Gennaro, guarda che su questo le donne sono pericolosissime. No, no, quella è mia madre, fa così con mio padre. Uguale, mio padre sta là davanti al televisore a guardare il telegiornale e mia mamma parla. E mio padre, poverino, dice sempre sì, ma all'improvviso mia madre si ferma e dice: "Oi, che ho detto?" Allora mio padre si volta con la faccia terrorizzata di quelle che è stata chiamata alla lavagna e non sa niente, non sa che pesci prendere, quindi incomincia a aggrapparsi agli specchi.
La rapa del siede perché fa di tutto a mia madre, ma la devi ascoltare quando parla perché diventa una bestia e se mi mandare solo io e mio fratello. Invece, non ci azzecca niente sto fatto. Non ci azzecco fatto in mia madre? No. No, è proprio un'altra cosa. Un altro fatto proprio. Ah, vai. Parlava degli attentati. Del fatto che qua fuori, va giù, a nessuno importa quello che sta succedendo. Ma perché? Che sta succedendo qua fuori? Che sta succedendo? No, forse è mica foro garage, in generale. Ma in generale. Poi infatti, a un certo punto, ha messo in mezzo pure a voi. Cioè a noi. Il garage. Ah, allora lo vedi che c'entra il garage? Cennà, ma avete fumato? No, dico, avete fumato, Cennà. Sì, ha una cannetta piccola, soft proprio. Is. Ma niente di che. Is, Giovanna, ho fumato. Lei si è messa a parlare, parla. E tu sei andato in stand by, come al solito. Come sempre. Per questo ho perso. Mo devo pagare i pegni. Devo andare in centro. Però non so né dove né a fare che cosa. Oh, un evento! Ma in genere! Segni, data, ecco qua. Domani Gennaro va in centro. Dopo quanto tempo, Ruggè? Sarà un'anna almeno. Lo vendono per un turista. Ma ti sta perdere, la vuoi una cartina geografica? Un Google Maps. Ma io si è sentita forte stavolta, eh? Io devo andare pure in centro, cazzo, domani! Madonna mia, Gennaro, vuoi un pannolone? No, è così di che stai coperto se hai qualcosa! È struzzo! Fai tanto il grosso! Stai parlando con uno dei tuoi debitori! Sì? Ma c'è uscito il coraggio all'improvviso a questo! No, voglio, ma che state facendo? Gennaro! Io non faccio niente, eh! È tu, mica! Di. Voi siete tre coglioni. Ma quante volte ve l'ho detto? E fate attenzione, state attenti. Io vi volevo portare pure con me, vi facevamo divertire, vi volevo far farire maggi. Voi siete solamente il re strunzo. Ecco. Ma tanto a voi che ve ne importa, eh? Che ve ne importa? Ce ne hai scoperto perché si fa il presente? Niente. Interrogate il morto non risponde. Però mi raccomando, vai giù. Quando uscite da qua spegnete la luce. Tanto pure se la lasciate accesa. Sembra buio stare. Visto, c'è una che umina. Io non c'entravo niente, E tu non c'entri mai niente. Non c'entro niente neanche con il fatto della luce. Ma poi chi dobbiamo far divertire, non ho capito. Che poi vi sapete una cosa? Quello è Gennaro che lascia sempre la luce accesa, sempre. Sai perché? Perché se caga sotto di arrivare fino all'interruttore all'uscita del box al buio. E addirittura. Ma tu hai visto la faccia che ha fatto dopo l'esplosione? Oh, l'esplosione! Stavolta è stata più vicina. Ma dove? Non riesco a capire, non si vede niente. E magari alzi il volume, ce lo dicono. Però fino a quando non ci dicono dove è successo, Cioè, ma ve lo fai?
gusto è buono. Ah, sì, senti chi parlo? L'autistico, che non stacca mai gli occhi dal nastro di distribuzione dell'imballaggio. Lo puoi dire forte, sono fiero. Mica sono come quei vecchiacci che lavorano con me. Ma Ruggero, ogni volta è una scusa diversa. E una volta si mettono a parlare con quello del nastro di fronte. L'altra volta uno mi ha chiesto di dargli una mano a caricare i pacchi a fine nastro perché aveva fatto troppe volte, poverino, gli faceva male la schiena e non ce la faceva più. E una volta ho caffè. Oh! Ma quando vuoi lavorare? È così che imballiamo meno pacchi e facciamo meno numeri sul totale spedizioni. Tua mamma, posso fare una domanda? E qua, siedi, ma no, parliamo. Parliamo. Ma tu guadagni di più? Hai un bonus se fai più numeri? Bonus? No. L'azienda perde qualcosa rispetto a queste situazioni che mi hai appena detto? No. Cioè, ma l'azienda è tua. Lucia, ma sei scemo? Ma secondo te se l'azienda fosse stata mia, io stavo qua a parlare sopra il divano con te da sto garage. E allora, scusa, mi vuoi spiegare perché tratti i tuoi colleghi, che tra l'altro la maggior parte tenono sia non l'età dei tuoi genitori, come se fossero degli schiavi? A cui non devi dare una pausa caffè, un attimo per rilassarsi, per accorciare la giornata. Esagerazione, muovi schiavi. Forse perché potrebbero essere proprio i miei genitori. La mentalità che me la fastidia, Ruggè. Sul lavoro si lavora, non si cazzeggia. Ma parla tu! Quello che minaccia la gente per telefono per farsi dare le rate arretrate. Che minacci? Minacci. Io non minaccio a nessuno per farmi pagare. Non è vero. Sì, come se il bonifico lo facessero sul tuo conto. Allora forse in quel caso li minaccerei. Guarda, comunque io non li capisco, A chi? Agli attentatori? No, i morosi. Quelli a cui devo chiamare per sollecitare i pagamenti. Cioè, tu ti rendi conto? L'altra volta ho chiamato a uno 5 volte, per 5 cose diverse, su 4 numeri diversi, ma tutti con lo stesso nominativo. È una volta la macchina, è una volta le rate del telefono, è una volta la smart TV, è una volta le vacanze estive. Ma queste persone quando vanno in bagno cacano a rate. E può essere, Giovanni. Parlano di razionata. Cacano a rate. Ma poi, cioè, si è capito cosa hanno fatto saltare stavolta? Se l'operatore uscisse dalla colonna di fumo, magari ci farebbe capire qualcosa. Porca puttana! Ma ci potevo stare io lì in mezzo! Ma che c'entrano i lavoratori di un call center? Non colpiscono solo i forti! Siamo quasi tutti ragazzi! Siete ragazzi al servizio di una finanziaria. Rendi conto. Soldati al servizio dei potenti. Oggi me ne vado, che domani mattina mi devo svegliare presto. Io resto ancora un po'. Mi devo rilassare un attimo prima di tornare a casa. Comodo. Giovanni! Falli stare tranquilli domani sul nastro, mi raccomando. Thank you.
Va bene qui? Siamo abbastanza lontani. Non mi ci abituo mai. La prima cosa che mi viene in mente quando guardo da questa prospettiva è di voler fare un salto per tuffarmici dentro. Sì, sì, bellissimo. Il palazzo? Che? Io sto parlando del mare. Tu stai guardando il palazzo, quindi deduco che ti riferissi al palazzo di fronte. Sì, sì, è bellissimo. Ogni mattina svegliarsi con questa vista ti farebbe andare bene in qualsiasi giornata. Sempre se non ti fanno saltare in aria il palazzo. Beh, almeno muori felice. Io non voglio morire. È presto. Ho ancora troppe cose da fare. Sarebbe ingiusto. Come se le cose in questo mondo si muovessero con giustizia. Se così fosse non staremmo qui a guardare un palazzo invece che guardare il mare, no? Pensa all'assurdità. Essere davanti al mare e guardarlo. Certo che la paura ti fa fare cose strane. Perché non mi parli di quello che ti spaventa? Che rapporto hai con la paura? Non c'è il rapporto. Facciamo un gioco. L'ultima volta che ho fatto un gioco con te, guarda come è andata a finire. Sì, vabbè, ma questa volta è diverso. Non si vince o si perde, ci si gioca soltanto. Ok. Come si gioca? Allora, facciamo un elenco di cose, di parole di cui avere paura. Solo una cosa, inizio io. Poi tu, poi di nuovo io, e via così fino a che non troviamo più cose di cui avere paura. Ho paura di non poter più venire davanti al mare. Ora tocca a te. Io ho paura che muoio e non vedo quando vinciamo lo scudetto. Ho paura che la strada sia già scritta e di non poter scegliere veramente. Io ho paura che mi rubino la macchina. Ho paura di non avere una via d'uscita. Io ho paura di rimanere senza soldi su casello dell'autostrada. Ho paura delle persone stupide. Io ho paura che un piccione mi faccia la cacca in testa. Paura delle cose e delle reazioni stupide. Io ho paura... Non ho più paura. Che hai trovato il modo di nasconderla. Io non nascondo niente. Sono tranquillo. Il fatto che tu non la senta non vuol dire che non ci sia. Quando io prima ti parlavo delle mie paure ero seria. Cercavo di essere onesta per farti comprendere che anche tu potevi esserlo. Veramente? Sì, sì. Io veramente ho paura di restare senza soldi sull'autostrada, arrivare al casello, non sapere come pagare, formare una fila chilometrica di persone che suona e mi prega per farle passare. Non posso avere paura di questo. Ma non è questo il punto, non lo capisci? Ti ho chiesto di instaurare un dialogo aperto.
E tu non fai altro che nasconderti dietro un involucro da figo superficiale, che però poi è terrorizzato dalle esplosioni. Non dico che sia sbagliato, però secondo te non abbiamo tutti paura. Anche a me spaventano. Mi terrorizzano. Però è una paura più superficiale rispetto ad altri, invece che mi inchiodano direttamente al muro quando ci penso. E sono quei sentimenti di angoscia e terrore che mi assalgono quando penso che nonostante tutto il culo che ti fai, alla fine forse potrebbe non bastare. Marta, facciamo così. Perché non ce ne andiamo? Che ne so, ce ne andiamo un po' dalle parti nostre. Organizziamo una bella situazione soft e proviamo a non pensarci più a queste cose. Ok? Certo, come no. Ti posso chiedere un secondo il telefono? Voglio fare una foto ricordo. Sì, certo. Aspetta. C'è il blocco dell'impronta. La sicurezza, prima di tutto. Così almeno hai qualcosa di cui vantarti con gli amici. E sarà l'unica cosa di cui poterti vantare. Non ti azzardare a seguirmi. Non sei ancora qua? Magari ti do fastidio? No, quando mai? Voi siete il padrone, dottore. È un dottore sto ospedale. Senti, ma poi sei riuscito ad aggiustarlo? Il danno era meno grave di quello che pensassi. Magari vince, ma ti dà fastidio? Oggi a me non mi dà fastidio niente, io non sono mai stato puritano. Solo che questa roba è strana. Io non ho mai capito quelli che la riescono a gestire e quelli che invece ci vanno sotto. Cioè, io una volta ogni tanto mi faccio passare allo sfizio. A me sta roba mi tranquillizza. Azza, ti tranquillizza? Che ti devo dire? Se pensa a tutti quelli là che tirano e poi vanno a ballare in mezzo a quel bordello. Io non li capisco proprio. Io preferisco una cosa soft, capito? Un pochino di musica, eh? Un bicchierino di liquore artigianale, e ti di. Se c'è. Se non c'è, va bene lo stesso e sto a posto così. Sì, sto a posto così. Vieni qua. Dammi una mano. Che mi mandi in un attimo. Qua, vedi? Alzo un attimo. Così? Aspetta. Lo vedi quel vano? A me mi serve perché lo utilizzo quando devo cambiare le batterie. Ah.
Oppure se lo voglio mettere in corrente, vedi, c'ho le spine. Però io lo tappo. Così non si vede da dentro. La faccia mia, fatti il doppio sistema. Ma tu dovevi fare l'ingegnere. Se avessi continuato. Ma ci sta sempre a tempo, no? Se non moriamo prima. Come si dice, Luce, per pagare per morire ci sta sempre tempo. Ma tu l'hai sentita la botta di oggi? Luce, se non la sentivo, ero sordo. E lo sai dove è stata? No, Luce, non lo so dove è stata, però stavolta è stata vicina, è stata proprio vicina. Hanno fatto saltare in aria gli uffici dove lavoro io. Ma tu che dici? Ma tu hai capito, Vice? Cioè, se io stavo là dentro a lavorare, a che storia mi ero fatta la cartella? E ci credi che ha aperto un pezzo? Ma tu hai capito, no, Vice? Cioè, se io stavo là dentro, mia mamma e mia sorella, ma come facevo? Come la mettevano a nonno? Vince, a me questa cosa mi ha messo un po' in confusione. Va pure, Luci. Tu la devi pensare positiva. Stai calmo, non ti è successo niente, me l'hai potuto pure raccontare. Ma non è che, Vince, è che io fino a ieri, quando succedeva un attentato, gli davo ragione. Dicevo, scusa, ma che devono fare? Una li mette alle strette, ma quale conseguenza ti aspetti che ne esce? Certo. Ma mo' è diverso. Ma io che c'ha zecca, scusa. Cioè, se stavo io là a lavorare, ma tu ti rendi conto? Argio, tu conti niente. Cioè, ma che fai fuori spiritoso? Io sto parlando seriamente. Ma poi, Lucia, ma qua il fatto è serio, già da un po' tu mute ne sei accorto. Ma che c'ha zecca, Vince? Una cosa è che l'esplosione succede in centro, contro a quelli là che bene o male stanno bene economicamente è un conto. Ma non si capisce più. Uè, noi qua dobbiamo fare qualcosa. Ci dobbiamo dare da fare per noi e per le famiglie nostre. Bisogna trovare un modo, Vince. Buongiorno. Anzi, dicevano che la cocaina ti scassi il cervello. Ruggero, tu devi tirare più spesso. Vince, ma ancora caffè spiritoso. Cioè, ti ho detto che sto parlando seriamente. Ma poi, Luce, Murici. Siete comunque a me non mi sta bene, eh? Non mi sta bene di finire ammazzato, oppure di farmi saltare in aria, ma perché? Perché, Luce? Solo perché lavoro per una finanziaria, eh? Beh, a me questo lavoro mi serve. Mi serve per campare, a me e alla mia famiglia. Allora se veramente vogliono fare saltare in aria il palazzo, si devono preoccupare però pure di farmi arrivare il bonifico dello stipendio a fine mese. Altrimenti si sono fatto un altro nemico. E io per difendere quello che ho, sono disposto a rispondere allo stesso modo, come si dice, occhio per occhio. Resa il mondo cieco. Meglio ciechi che morti di fame. Guarda, Luce, che se non ci vedi non lo sai dove sta il cibo e muori di fame lo stesso. Ma tu tieni sempre la risposta pronta. E ogni tanto una botta me la faccio pure io. Dice, fornisce pure sei, papà, non da rette. Ma non ha poco a Natale. Che gli dice ai ragazzini del quartiere? Come l'anno scorso? Ma giù, se ne parla l'anno prossimo. Giova, chiama Gennaro e venite giù al garage, ho parlato con Ruggero, muoi. Non lo so, va giù. A me mi è sembrato strano. Abbiamo che venire di spiegare, capi? Il migliore dei mondi possibili. È un podcast di Kairos Media. Io sono Laura Arti. E il caso non esiste. Se stai ascoltando questo podcast, vuol dire che è il tuo momento opportuno. Fiducia. Fiducia.
il sentimento che ci rende capaci di instaurare rapporti di amicizia o amore profondo. Permettere a qualcuno di potersi fidare di noi o riporre nell'altro la nostra fiducia fa di noi il metro di misura della persona che siamo. Chi di noi non ha subito il tradimento di un amico, di un partner, di qualcuno a noi vicino? E quando è successo a noi, abbiamo tutti desiderato che l'autore di quel tradimento potesse bruciare tra le fiamme dell'inferno, tra atroci sofferenze, per comprendere in piccola parte qual era la condizione in cui ci trovavamo ad essere noi. Bruciare tra le fiamme dell'inferno. La conosciamo tutti questa espressione. Eppure Dante posizionava coloro che tradivano la fiducia di chi avevano vicino nel nono cerchio, chiamato il cocito. Ma la cosa particolarmente curiosa è che chi si trovava lì, per intenderci, giusto un passo prima di Lucifero, non bruciava tra fiamme ardenti. Al contrario, gelava, ricoperto da un'enorme crosta di ghiaccio. Gelida, come il cuore di coloro che sono stati capaci di tradire i propri amici per una convenienza, un vantaggio personale. Conosci questa sensazione? Quando hai tradito la persona che riponeva in te la sua fiducia, com'eri? Quanto freddo hai sentito? Dante aveva ragione. Il tradimento è la più alta forma di freddezza sociale. Il freddo del distacco in opposizione al calore della vicinanza di chi ci è amico. Ma il punto della puntata di oggi è: chi sei disposto a tradire per raggiungere il tuo scopo? Già, tu veramente dici? Giova, veramente, ma poi io non sono sicuro, sicuro è sulla morte. Ma ve lo sapete com'è Ruggero, no? Cioè, potete dire qualsiasi cosa, però non sia mai che succede qualcosa alla mamma e alla sorella. Vabbè, pure normale, no? Da quando morì il padre, il grosso a casa lo porta lui. La mamma si arrangia, ma con quello che porta a casa arrotonda. Meglio, che dobbiamo fare? Che ne so, ci possiamo parlare, no? Almeno così capiamo che intenzioni tieni. E se poi se la prende pure con noi? Perché? Quello è disposto a tutto. Ma no, già te chiamo. Io già me lo vedo su tutti i giornali. Scoppiato garage di periferia frequentato da un gruppo di giovani in difficoltà. Era sicuramente una cellula evasiva. Qualcosa deve essere andato male mentre organizzavano l'esplosivo, mentre progettavano il prossimo attentato. Così non solo moriamo, ma ci schifano pure tutto qua. Con Ruth è ammazzata. Papà, a short lo povero. Oh, c'è nato. Si è sempre esagerato, vero? Ma io, facciamo così. Lo denunciamo! Sì! Oh, Vincenzo, vai tu da carabinieri, Vai da carabinieri, io entro, ma arresto, come trasso? Ma chi ti arresta? Vincenzo, Gennaro, assistete! Per favore, ma qua carabinieri, voglio! Gli artificieri! Sì! Sì! Gli artificieri vengono già preparati, no? Oh, guardi, quelli vengono qua, si portano pure i cani! Oh, cazzo! Cazzo! Guardi i cani! Se trovano l'erba... Oh, ma secondo voi i cani che utilizzano per gli esplosivi sono gli stessi che utilizzano per la droga? No, te trovo, cioè, lo stesso cane fa di giudizia, cioè, ok. E poi c'è Pavani straordinario, cane, cioè, sì. A te ti devono mangiare i cani, cioè no. Voleva dire una cosa, cioè, facciamogliela dire, magari, no. Io ci ho pensato. Ci sono. Ragazzi, l'unico modo per salvarci la vita è organizzarlo insieme a lui. Ho capito. Io ho capito perché non riesce a finire l'università, moi l'ho capito. Tu non assistete, per favore. Assistete. Zitto, zitto, muto. Non parla più. Sei caro. Sì. Zitto. Ci parlo io. Lo chiamo io. E gli dico di venire qua. Mi faccio una rivincita a FIFA. Oppure una bella partita di poker tutti insieme. Che è un sacco di tempo che ce la facciamo. Va bene, sono d'accordo. Poi ci penso io, però state tranquilli. Bravo, raccomando, Ci pensi tu? Calma. Oh, ragazzi, io devo andare. Perché sto facendo tardi. E per una volta devo arrivare in anticipo.
Voi appena sapete qualcosa, sapete l'orario, mi mandate un messaggio, ok? Ci chiamate la segretaria! Ti faccio venire a prendere poco la macchina con l'autista! Ma dove? Dove sta andando? Ma che dici? Ma state elettrizzate, state fuori, come? Ma voi corso, cioè, va sempre lento lento. Ho capito dove va. Dove va? Da Marta! Quello per questo sta così! Dice, ha perso la testa, eh? Io gli fosse la volta a buona! Ma guarda! Lo fai accendere? Venga accendino. Si è buttato accendino. Pensavo di non farcela, invece. Eccomi qua. Addirittura in anticipo, cazzo. Cioè. Un record, un record. È l'unica volta che sono arrivato in anticipo è stato quando mia mamma mi ha partorito. Cioè, lo racconta sempre. Che rito, che riti, che riti. Oh, ma è una volta che riesco a fare la persona seria. E poi alla fine. Io lo sono, solo che non mi ci applico più di tanto, ecco, come questa questione di Ruggero, mo. Cioè, io non voglio dire, ma non è semplice riconoscere dove c'è il giusto e dove invece si trova l'errore, no? Cioè, qua sono tutti sicuri di sapere dove c'è il giusto e dove no. Io non lo so dov'è. Invece dovresti saperlo. Già me la immagino. Oh, mo che viene, glielo spiego e vi faccio dire la sua. Tanto, già lo so cosa vi direbbe. Non è certo una che dà soluzioni, la ragazza. Qual è il tuo punto di vista? È una questione di mentalità. Guarda che comprendere una mentalità non significa automaticamente accettarla come propria. Uno può avere anche idee e processi differenti. Prova a sentire nel profondo cosa è giusto e cosa non lo è. Ognuno dentro di sé lo sa, lo sente. E non bisognerebbe farsi influenzare da rapporti affettivi o di amicizia. Come se questo fosse sufficiente a giustificare il fatto di vedere le cose in maniera distorta e personalissima. Devo scegliere da che parte stare. Perché nonostante tutto quello che ci succede intorno, ci dice il contrario. Le scelte che compio, le azioni che ne sono la conseguenza, ci mettono in un posto preciso nel mondo. Sta a me scegliere da che parte e che posto stare. Ma che combinato, Marta? Sarebbe venuto e verrà. Avrà avuto un contrattempo, cosa già dice? Dice però pure tu, Stai tranquillo. Tranquillo, Muret. Ma secondo te avrà avuto a che fare con l'attentato di oggi? Cosa già dice, Vince? Non lo so. Se non lo so, può essere. Tutto può essere ormai. Che ne so, sarà andato. Un negozio di cinesi avrà preso una bomba fai da te. Quei cinesi ormai ne stanno vendendo di due tipi, uno con la miccia e una a distanza.
Già va. La roba dei cinesi non è buona. Io ogni volta che compro qualcosa per il presepe lo monto, tiene qualche difetto oppure non funziona proprio. Cioè, ma che c'entri? Ma poi una volta, adesso i cinesi fanno e tengono tutto, tutto. Cioè, non siamo neanche più in grado di mettere un vetro protettivo sul cellulare. Ma qual è il problema? Tu vai da loro, lo compri e te lo mettono pure, te lo puliscono, ci accudiscono, Vince, ci accudiscono come delle balie. E mentre ci accudiscono ci vendono qualsiasi cosa. Ma tu hai visto qualcuno che ha fatto un attentato in un negozio di cinesi? No. Eppure si sono comprati interi quartieri, Vince. È vero. Interi. È vero, è vero. Ma loro non sono egoisti. No, pensano a noi, pensano all'altro perché ci fanno risparmiare, Vince. E secondo te uno che mi fa spendere poco quando vado a comprare qualcosa gli faccio saltare il negozio? Vince, gli attentatori sono pazzi, mica sono scemo. Pure ti dà ragione. È una mia teoria questa. Sì, è importante. Quasi. E Ruggè? E Ruggè? Non siamo un po' esagerati. Oh, ma chi si mamma? E poi è questo ancora il pezzo di ieri. Ed è intero. Mi devo solo rilassare un attimo. Ci hanno mandato una mail, lo voglio. Nemmeno ci hanno chiamato. Dove ci dicevano che fin quando non saranno ripristinati gli uffici, noi non andiamo al lavoro. E quindi i contratti prevedono che non effettuando prestazione noi non saremo pagati. E la possono fare? Eppure se non lo potessero fare, chi ce lo dici tu? Il server manderà una pecca automatica alle mail dei debitori. E non dico che era il lavoro della mia vita. Almeno lo sapevo fare. Ci facevo stare poco più tranquillo. Ma io lo trovo. Io lo trovo il modo per vendicarmi. E tanto se non ci pensi, chi ci pensa? Guarda, però non è il modo giusto di ragionare. Ma qual è il modo giusto, Vince? Qual è? Ma che significa? Anzi, no. La domanda giusta è a chi è concesso il giusto e a chi no. Vince, ma che stai dicendo? Mi sembra che in questo garage siamo tutti tale qua. Non mi pare che nessuno è inutile in una barca parcheggiata a mare. Non siamo uguali, Giovanni. Non siamo uguali. Ce lo raccontiamo perché ci fa stare bene. Perché la notte possiamo mettere la testa sul cuscino e dormire serenamente. Ma noi siamo diversi, voglio. Come siamo diversi da quelli là che nascono e crescono in un contesto più agiato economicamente. Ma non ti accorgi che sopravviviamo. La nostra vita si fa sempre più precario ogni anno che passa. E che le occasioni per uscire da questo contesto e passare in un altro, in un disagiato, ma un pochettino migliore, voglio un poco, che ti permette di arrivare a fine mese senza fare i salti mortali, sono sempre più rare. E noi per evitare tutto ciò che facciamo, vicino, noi proprio niente. Tutta la giornata è chiusa in questo garage. La partita a PlayStation, un po' che chi si guarda il telefono, la botta. Due canti, o presepe, perché non siamo mai solo un po' presepe. Noi non facciamo niente di concreto per cambiare le cose. Aspettiamo che scoppi la prossima bomba, sperando sempre che non ci prenda a noi, però. Noi non viviamo come vogliamo, ma più noi viviamo come possiamo. La stavo aspettando. Non doveva stare là. Ma che hai fatto? È colpa mia. È colpa mia. Ah sì. Se avessi fatto qualcosa, se l'avessi fermata quel giorno, non ci saremmo dovuti vedere.
non sarebbe stata lì. È colpa mia. Ma tu, ma voi vi sta bene? Lo dica, voi vi sta bene? Che la parte peggiore prima o poi ci abbiamo sempre lui. Ieri a me, oggi a lui e dimani a chi? A te, Gioia, oppure a te, Vincenzo? Quale altro parente o amico dobbiamo aspettare di piangere? Ma no, no, non funziona così. E come funziona, Vincenzo? Ce lo vuoi dire tu come funziona? Quando ce lo dice Vincenzo come funziona, studia la luce quando uscite dal garage. Tanto Vincenzo vede bene. Vede lui per tutti. Pur rindo scuro. Feliz Navidad, po po po. Feliz Navidad, ma quanta luce da stu garage. Feliz Navidad, pepe. Feliz Navidad, pepe pe. Feliz Navidad, ma quanta luce da stu garage. Pepe. Feliz Navidad. Feliz Navidad, pepe. Feliz Navidad, non è possibile, ma ce la farò sempre da solo a fare queste cose, ma c'è nessuno che mi aiuta, ma com'è possibile? Poi ci sto sempre solo io qua giù. Ah, ecco qua. Oh. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, pepepere. Feliz Navidad. Ma come faccio a mostrare la voglia? Pepepepere. Feliz Navidad. Pepe. Feliz Navidad. Pepe. Feliz Navidad. Feliz, feliz Navidad. Non ci faccia sta buglia, feliz Navidad. Facciamo così. Feliz Navidad. Pepe, pepe. Feliz Navidad. Pupu, puru, puru, po, po. Ah, vedi, feliz Navidad. Molto bene. Feliz Navidad. Felice, stai addobbando tutto con l'atmosfera natalizia. Visto che sta bello, lo splendente tiepido nostro. Bellissimo. Guarda, fa invidia all'altarino che sta qua fuori della Madonna dell'Arco. Ciao, vediamo, fa una foto. Ma per forza, vai. Mi devo mettere gli occhiali da sole, talmente che l'hai fatto luminoso. Troppo assai. Ah, e qui? E qua? Sul fronte Cappella Sistina? Frutto il nostro presepe, Vince? Quasi, quasi, siamo quasi. Mo sono nel momento finale, mi sto dedicando ai dettagli. Vedi, vedi la cosa? Fammi vedere. Guarda. Mo? Io mo devo mettere quasi tutti i personaggi, non tutti, quasi tutti al loro posto. Perché poi... quando sarà il momento della nuova nascita, si dovranno muovere tutti quanti insieme. Poi mi sto dedicando a dei dettagli, tipo che ne so, i sentieri che da sopra portano fino e giù. Facci caso, devono essere bui, scuri, tortuosi, perché i pastori quando scendono devono attraversare l'oscurità per arrivare fino alla grotta. Poi ci sta una cosa importantissima. Che cosa? L'acqua. L'acqua. Il fiume, da dietro che arriva fino giù. È importante per due motivi. Il primo lo dobbiamo fare proprio bene, se no si allaga tutto il presepe, abbiamo finito di fare. E pulisco io. Esatto, e poi pulisci tu. Il secondo perché l'acqua rappresenta il tempo, passato, presente, futuro. E poi l'acqua è pure il simbolo della nuova vita. E tu quando stai per nascere stai nell'acqua e la mangi tua mamma, tu stai da là. Poi qua sopra ci sta un posto che a te ti piace assai. Che cos'è? Che cos'è? Le locande. Oh, le taverne. Questo è un luogo di peccati, prostituzione, femmine, mangiare. Qua ci sono tutte le pietanze che si mangiano durante il pranzo di Natale. Importante, sai, perché quando Giuseppe e Maria arrivarono alle taverne, alle locande e cercavano rifugio, furono rifiutati da tutti quanti, nessuno li accorse e poi furono costretti ad andare a finire in tutto. Questo pure ci ho dedicato un po' di tempo. E che cos'è? Il ponte. Ah. Oh, il ponte è importante. Ti fa passare dall'altra parte. Tu lo sai che cosa c'è dall'altra parte? No, era col ponte, ci vai, pure sei ignoto. E poi la cosa più importante, le scarpe. Sai perché sono importanti le scarpe, Giovanni? Mettiamo caso che tu abiti qua, ok? Su questo piano qua. Sì. La mattina ti svegli, sei contento, saluta tutti quanti, vai a lavorare, partecipa alla vita di questo piano. Poi una mattina ti svegli, dici ma io non ci voglio stare più qua, non mi piace. Voglio cambiare piano, mi piace più quello che sta sopra. Magari. Puoi partecipare alla vita di quel piano, ma senza le scale come fai? Invece con le scale lo puoi fare. Io Vince, se potessi vivere in un presepe, sicuramente vorrei fare il pastore che dorme in mezzo al gregge di pecore. Ma Vince, si faceva certe dormite, secondo me, mamma mia. Beata is. Ma Vince, com'è che si chiamava? Non mi ricordo. Però me lo dite, non me lo dite che... Dai, dai. Sei sicuro? Però me lo dite, non me lo dite. Vai. Benito! Benino, qua Benino, Benito no, Benino, Benino. Guarda che hai scelto il personaggio più importante del presepe, Giovanni. Ma che stai dicendo, Vince? Ma il personaggio più importante lo sappiamo tutti, che è il bambinello, no? Certo, capite, sì, però... Ma tu lo sai che questo presepe che cosa racconta la leggenda? Che cosa? È che tutta questa rappresentazione qua è un sogno che Benino si fa durante il sogno. Quello stava dormendo, si è sognato che nasceva Gesù bambino, poi si è svegliato, è andato da tutti quanti, è andato Gesù bambino, ma sono sognato, ma sono sognato! Perciò stai in cima al presepe. Perché poi dal suo sogno verranno fuori tutti i luoghi, le case, i personaggi. Oh, è come se ci dicesse che l'essere umano, l'uomo, è in grado di raggiungere l'eternità solo dentro al sogno.
Vince, io certe volte mi faccio certi sogni che sono proprio veri. E l'altra notte mi sono sognato il terremoto, Vince. Veramente. Qua tremava tutto. Tutto lì, la casa lì, tutto su. Tutto tremava. Sembrava vero, non vero. A me perciò mi piace il presepe. Perché pure per me è vero. Cioè mi trasmette la verità e mi fa capire veramente dove sta il bene e dove sta il male. Me lo mostra, me lo fa toccare. Io perciò vi volevo far venire con me, fare questa cosa con i bambini e fare i re magi. A proposito, ma li hai visti ultimamente gli altri due re magi? No, Giovanni, dal funerale di Marta non è che ci siamo visti tanto, ci siamo qua saltuariamente ogni tanto, però non siamo mai tornati sull'argomento. E a Ruggero come l'hai visto? Cioè, secondo te sarebbe davvero capace di fare quello che ha detto? Non lo so, Giovanni. Io poi non sto nella testa di Ruggero. Ma tu, se fosse capitato a te, tu saresti capace. Cioè, vedi, Giovanni. A posto? A posto? Normale. Vabbè. A te? Come sempre. Senti, Genassi, andate a seguire. All'università stai dando qualche esame? Sì, sì. Faccio gli esami. Mi laureo. Poi trovo un bel lavoro in cui mi sfruttano il più possibile, senza possibilità di crescita, con cui magari riesco anche a fare fatica ad arrivare a fine mese, no? E poi muoio. Così. All'improvviso. E noi programmiamo, immaginiamo, anche se non abbiamo alcun tipo di controllo sulla nostra vita, mentre ci succedono le cose più importanti. Ma noi non gli diamo peso, no? Non gli diamo importanza. Nell'illusione di essere invincibili, come se fossimo eterni. Ma io lo capisco, lo capisco. Dobbiamo farlo perché se non lo facessimo ci accorgeremmo che abbiamo paura. La stessa paura che ti prende quando sai che sei arrivato alla fine. Non necessariamente la morte, No, voglio dire, come quando sai che non puoi più riparare a quello che sarà. No, come quando facevi una cosa in passato. A te piaceva, però adesso ti sembra che sia stata un'altra persona a farla. Perché qualcosa è cambiato. E non si può più tornare indietro. E così, basta. Ciao ciao. Tanta salute e arrivederci. Il fatto è che anch'io ho paura. Ho paura. Che nessuno mi conosca veramente. O peggio, che tutti pensino di conoscermi mentre io so che nessuno sa veramente chi sono, cosa penso, cosa sento. E vivere costantemente nella percezione che gli altri hanno di te, per lo più sbagliata, vuol dire non vivere. Si può cambiare così, meglio. È parecchio tempo che non fumi, eh? E comunque. Io a te ti conosco, Anche se sa. Oh, ma come chi sa? Ma io lo conoscevo. E Ruggero? E tranquilli, sono venuto solo a prendere una cosa, ma non vado. Luigi, a me mi pare che però nessuno te l'ha cacciato da qua dentro, State un poco, facciamoci una partita. Già faccio, tengo che faccio. Senti, Luigi, Ho visto che il lavoro, insomma, gli uffici li hanno rimessi in piedi. Gli uffici li hanno rimessi in piedi, ma noi ci hanno lasciato a piedi. Se ne sono accorti che con le mail hanno più o meno la stessa percentuale di recupero di quando li chiamavamo al telefono. Chiaramente con un'uscita economica nettamente inferiore, dato che non ci pagano gli stipendi. Con la scusa che i lavori stanno andando a rilento, ci hanno rimandato a dopo le feste. Ma io sono sicuro che esce qualche altro problema, fino a quando non scadono i contratti. E buonanotte. Mia Ruggia, cerca di stare tranquillo, vedrai che si risolverà questa situazione. Tua mamma e tua sorella come stanno? E come stanno, Giovanni? E stanno come devono stare, no? Senti, Ruggia, io faccio sempre quella cosa col presepe, i bambini. Perché non facciamo una cosa? Vieni pure tu, porta tua sorella, stai insieme agli altri bambini, si distrae.
Vai Giulia, io mi metto fuori, racconta e voi fate i remai. Già tu fai Casper, Melchiorre, tu fai Baldassare. E proprio, Luigi, se non vuoi venire tu, lo possiamo dire a tua mamma, la porta lei. Tu non devi chiamare proprio a nessuno, hai capito? Mia sorella quel giorno non c'è, dai che fa? Siamo intesi? E sono stato abbastanza chiaro. Pronto? Ho appena consegnato il pacchetto. Per quando è pronto? Ce la fai per domani? Ma tu sei sicuro che basterà chiamare quel numero? No. Non lo so come funziona! Non lo so come funziona. A me basta che funziona. Mi raccomando, deve essere consegnata per domani. Hai avuto quello che dovevi avere. Fammi sapere appena è pronto. Ruggè. Oh, tranquillo, stavo per andare. No, Ruggè, ma che mi dici tranquillo, stavo per andare, che stavi dormendo sul divano? Così bello. Non sta scritto da nessuna parte che non possiamo stare entrambi, va bene?
Tu ti stai su questo divano comodo comodo, ma stai attaccato, eh? Metto qua. Ti guardo per sempre. Già, fo seria, vieni qua sul divano, che stai scomodo, già stai in guardia, che schifo. Ecco. Ah, chiamosi. Non mi metti veramente un bicchiere. Ecco stai, a casa tua, sai? Ah, quasi. Ci manca solo mamma, del ricchio, continuamente. Un po' me la ricordi tu. Io? Saranno i baffi, saranno... Via. Ma te la posso dire una cosa? Dici. Ti ricordi quando abbiamo parlato l'altro giorno, che mi hai fatto quel discorso? Beh, niente, io sento che qualcosa in me è cambiato. Ma in che senso, scusa? No, mi devi dire qualcosa? No, perché io ho sempre avuto il presentimento. Cioè, ma cos'è, per favore, presentimento? Ti sei svegliato spiritoso stamattina, eh? Ma sempre ti incazzato, incupito, eh? Giovanni, la verità è che io lo sento che tu non mi giudichi per quello che dico. È come tu non giudicasti me. E io ci ho pensato. All'inizio non ci credevo, ma io sono cambiato. Pure al lavoro, per esempio, quando vedo qualcuno che stacca prima dal nastro, penso alle parole che mi hai detto tu, al discorso che mi hai fatto. Tutti, oh, tutti al lavoro se ne sono accorti. Mi dicono che sono più simpatico, mo che non scasso più continuamente il cazzo, cioè con il cazzo. Pure per me le cose sono cambiate, ciò. Non si può tornare più indietro. Cioè, ma te la posso fare una domanda? Dici? Cioè, ma secondo te è accettabile che ci sono persone così violente che colpiscono senza preavviso, all'improvviso, urgente? Persone innocenti che subiscono questa violenza senza alcuna possibilità di difendere. Ma nessuno è innocente, Giovanni. La vita che viviamo tutti i giorni sembra andare avanti normalmente, ma è tutta apparenza. In realtà noi stiamo combattendo una guerra gli uni contro gli altri, cioè una guerra meschina, fatta di tradimenti, inganni. Una guerra che va avanti subdolamente. Perciò facciamo finta che vada tutto bene, altrimenti dovremmo dirci delle verità a cui non potremmo reggere. Sospettiamo di chiunque, non ci fidiamo mai di nessuno, facciamo finta di essere tutti squali, pure chi è sardina. Lo facciamo per sopravvivere, ciò è un tentativo disperato di sopravvivenza. Ci raccontiamo un sacco di palle. E ci crediamo pure. E su quelle bugie noi facciamo procedere la nostra vita. Non ci facciamo mai una promessa. Eppure quando ce la facciamo stiamo mentendo. Una promessa, Giovanni. Un accordo. È qualcosa che bisognerebbe mantenere nel futuro. Ma non sta sto futuro, Giovanni. Noi non lo vediamo. Noi vediamo solamente il presente. Perché sta qua. È vivo. Lo possiamo toccare. Non c'è amore nelle azioni che facciamo.
Non c'è posizione nelle cose che diciamo. Cambiamo idea come cambia il vento. Facciamo finta di andare d'accordo con tutti, per non dispiacere nessuno. Anzi no, per stare tranquilli. Siamo tranquilli solo in apparenza, Giovanni. Fino a quando non ci succede qualcosa che ci colpisce in prima persona. Oh, già. Ciao. Sono contento che sei qua. È dispiaciuto come ci siamo lasciati l'altra volta. Senti Luigi, per me l'invito è sempre valido, no? Sarebbe bello, no? E la facciamo tutti insieme. Io non ci sto, Vince. La gitta, tengo che fa. Pure se ci fossi stato, io non penso proprio che sarei venuto. Sta cosa lo presente, Vince. Basta. È una cosa vecchia. Non si incastra più con i valori del mondo di oggi. Oggi i valori si costruiscono giorno per giorno, no? Su quello che ci conviene. Oggi serve una cosa a me. Domani a te te ne serve un'altra. Se ci serveva la stessa cosa, se poteva fare. Facciamo un'altra volta. Ok, allora diciamo a tutti i bambini che le corone sono brutte e che non le vuoi mettere. Oh, ok? Voilà. Ecco qua. Voilà. Sei benissimo, sei benissimo. Chi sembra? Mi sfottere. Wow, ma non continuare. Quello lì. Un principe azzurro. Oh, ci facciamo la fatica. Arrua. Oh, ambrezia. Prima che sei sotto, prima che sei sotto. No. Yeah! Mi raccomando, la pubblica. Ma dire? Come la pubblica? Ecco qua, pubblicata. No, storia. No, è subito no. Vieni più gente, vieni più gente. Subito. Aiuto, è un quarto, eh. È un quarto. Oh, ma con un quarto d'ora. Vai, vai, vai. Presto. Vai. Oh, dove da? Oh, ma il migliore dei mondi possibili è un podcast di Kairos Media. Io sono Laura Arti e il caso non esiste. Se stai ascoltando questo podcast, vuol dire che è il tuo momento opportuno. È tempo di uccidere. Quando ti poni un obiettivo, non puoi mai sapere cosa incontrerai lungo il tragitto. Qualche tempo fa, durante un'escursione sulla vetta di una delle montagne in Val d'Aosta, è stato scoperto da alcuni alpinisti, in maniera del tutto inaspettata, uno degli uomini vissuti poco più di 3000 anni prima di Cristo, perfettamente conservato, ibernato all'interno di un ghiacciaio. La mummia, una volta portata alla luce e scongelata, ha fornito molte informazioni su di sé, su cosa facesse, di cosa si nutrisse, addirittura di quali malattie soffrisse, quanti tatuaggi avesse, circa 61. Ma l'informazione più importante che ci ha fornito è che la sua dipartita è avvenuta in maniera violenta a causa di un suo simile, di un altro uomo. Non che questa sia una grande sorpresa. Da altri studi condotti sugli scheletri ritrovati in città antiche, si è scoperto che la morte di un uomo su tre era causata da un altro uomo, a confermare che da sempre il pericolo per l'essere umano
è l'essere umano. Se ci soffermiamo a pensare e a guardare indietro con spirito di analisi, potremmo tranquillamente dire che sia il nostro pericolo costante nel tempo. Anche oggi siamo lì in attesa. E in quel frangente chiediti: chi è la persona che hai accanto al lavoro, a casa, in fila al supermercato, o che ti serve il caffè al bar, che è seduta di fronte a te sull'autobus, in treno, o che incontri fuori dalla scuola quando vai a prendere tuo figlio, che è seduta accanto a te al cinema, o in teatro, o mentre sei nel traffico cercando di tornare a casa? Puoi fidarti? Basta un'esitazione e potrebbe essere disposto a passare sul tuo corpo esanime per raggiungere il suo obiettivo. Cosa aspetti? Potresti pagare cara la tua esitazione. Non ti senti pronto a farlo? Ogni occasione è quella buona. Ogni scusa plausibile. La giustificazione che hai ti autorizza da sempre. È tempo di uccidere. E tu, dentro di te, già sai chi sarà la tua prossima vittima. Gioia e dolore, dice, gioia e dolore. Bellissimo. Dai. Oh, hai visto quando scendevano tutti quanti insieme? Luigi! Mi spaccato. Chi sarà poco mi sa vincere la cena? Oh, ti arrostavo, eh. Mi hai detto di girare. Foto, 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 foto. Siamo tutti. Vai. Ove! Hashtag presepe. Azmo. Ah, subito, subito. Fa foto da loro. No, 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 no. Ruggi, alla fine ce l'hai fatta. Sono contento. Mannaggia capato, se venivi mezz'ora prima non ti saresti perso il finale. Abbiamo spaccato, Ruggi. Abbiamo fatto una botta grossa. Ma la potevamo fare ancora più grosso, a giù, eh? No, Ruggi. Oh, non fai che la faccio. Io lo sapevo. In fondo, volevi venire pure tu. Ah, boh. Ma che ne siamo un'altra volta, no? Che dici? Oh, basta lo diciamo a un paio di ragazzini, la voce si sparge in tutti i quartieri.
Se sapevamo che saresti venuto, ti avremmo aspettato, così saremmo stati tutti quanti insieme, no? Voglio, stranamente devo dare ragione a Gennaro questa volta, eh? Stranamente, ho detto tutto stranamente. Lo dobbiamo rifare. Ma voi avete visto come continuavano ad arrivare? Da 10-15 che eravamo all'inizio, siamo arrivati, non si contavano più, 50-60. Ma con tutto quanto affacciato sopra i balconi, cioè, non si è capito niente. Luce, ha marravutato un quartiere. Immagina. Però per me è come se tu fossi stato sempre là con noi, Luce. E in fondo mi hai dato una mano a costruirlo pure tu sopra esempio. C'è sta pure a mano a tu, no? Solo che certe volte tieni la mano pesante. Vabbè, Luce, ma non fa così in tutte queste cose. Ho capito, mo c'è visto che siamo pari anni, abbiamo parlato, che abbiamo spaccato. E lo fa pure tu. La facciamo solo per te. Domani stesso. Vado, vai lì. Che dite? Domani va bene? Va bene, va bene. Ma non te la do fare, però. Io lo so perché non sei venuto oggi. Ah, sì? Sì. E perché? Perché eri arrabbiato. Quando uno è arrabbiato poi fa cose di cui si pente. Vi pensate? Sai che faccio? Non hanno organizzato questa cosa col presepe, bambino, burdel. Io approfitto dell'occasione. E non ci vado! Così sentono ancora di più la mia mancanza, capito? Lascia il segno! Fosso. Tanto fosso più, fosso meno. Altrimenti come cambi di commisti? Poi meno male che ho visto a tua sorella, Luci. Ma l'hai chiamato tu? Oh, l'hai chiamato tu? Io ti avevo detto di stare a posto tu! Non c'è stato bisogno. È venuta da su. Il presepe fa ancora la folla. Una volta, vince. Forse per i ragazzini. Ma per noi che siamo cresciuti. Non vale niente più. Non ce ne importa più. Giusto, come si dice? Il presepe è bello, sono i pastori che sono una chiavica. Ma poi ci pensate, Lucia. Il presepe, no? Senza pastori? Che reggio? Due casette vuote, due lucine, spazi vaganti, un poco di muschi. E allora quando ho visto tua sorella ho detto, mo la prendo. La faccio fare a lei quello che non hai potuto fare tu. La porto vicino al presepe, la tolgo da mezzo alla folla. Non sia mai che non la vede. E fa una strunzata più grossa che quella che ancora sta facendo. Che le luci in un bar, i pezzalini. E stai parlando solo tu! Oh, ma che cazzo è sta? Oh, Michi! E mo' parla tu, Luci. È il momento tuo. Così ci spieghi che volevi fare con questo dentro al presepe. Volevi farlo saltare in aria con tutti i ragazzini. Luci, ma che stai dicendo? Oh, Luci, è nulla. A noi ci poteva sacrificare. Ma perché quei ragazzini che c'entrano? Ma che lo cagno? Ma che? Ma che pezza capa, evidente! Ma ora fai, oh! Ora fai! Lascia parlare, lascia parlare. Allora, Ruggè? Vai, Ruggè, va la fa, sta telefonata, va. Va, tanto qua o là che cambi. Ehi, ma... mi volete dire che quel coso è stato là dentro tutto sto tempo? Oh. Cioè, tu lo sapevi? Lo sapevi? Mi
pensa che avevo voluto tu? Che se succede quando respiri troppo polistirolo a bruciare, vedi? Luce! E la fa sta telefonata? Eh già, vengo con te. Fa sta telefonata. La facciamo a tre questa telefonata. Vai, vai, Luce. Va, va là a fa sta telefonata, va. Ti accompagnano loro. E ti rispondo io da questa parte, va. Non era per voi. E non mi pare, Luce! All'inizio voi non mi eravate proprio contemplati. Ma non sono riuscito a capire chi era. Sapevo solo che aveva due figli che erano del quartiere. Solo questi. Ma chi? E chi stai parlando? Di quello che ha fatto esplodere gli edifici dove lavoro io. Era uno dei nostri debitori, uno dei tanti. Non ce l'ha fatta più. Ha cercato prima la sede della finanziaria. Se ne è accorto che era troppo in centro. È venuto a colpire a noi centralinisti. Ha colpito dove era più facile. Si deve essere vantato con qualcuno e io li ho sentiti. Stavano fuori al bar, fuori la scuola di mia sorella. Ridevano. Dicevano che aveva fatto bene. Che la prossima volta si imparano. A se su cosa anche la gente. Come se noi i soldi. I soldi che recuperiamo c'è un timbri da sacco! Quando uno colpisce con un attacco del genere per prima, poi deve aspettarsela la reazione. Non c'erano ragazzini. Immagina mia sorella che era. Non è una ragazzina. Quando colpisci con un attacco del genere vuol dire che non viene più niente da perdere. Almeno quando muori con un attentato, con un'esplosione subita, non c'è niente. E mia mamma e mia sorella, per loro è una agonia lenta, cioè dolorosa. Tutti ciò. Io non ce la faccio più. Ogni giorno torno a casa e vedo quegli occhi rossi, pieni di lacrime, piante di nascosto. Dovevo provare la mia stessa sofferenza. Dovevamo stare sullo stesso piano, uguali. Tu tieni ragione, Luigi. Abbiamo perso da quest'altro definitivamente. Che lei è un polistirolo. E posso parlare? Sono giorni che tengo in testa questa parola, Aiu. Uguali. Noi non siamo mai stati uguali. Forse non lo saremo mai. Però guardiamoci. Ma quando è successo? Quando è che siamo diventati nemici? Egoisti, violenti? Noi non esprimiamo un'emozione sincera, ma tu? Un sentimento autentico. Dove sta? Questa è la conversazione più autentica che abbiamo avuto da quanto tempo ci conosciamo. E abbiamo paura di mostrare le nostre debolezze per essere ricattabili. La possibilità economica come metro di misura dei nostri rapporti, delle nostre relazioni. E allora costruiamo questa bella imbarcatura davanti a noi. Bella. Fino a quando un giorno, per un motivo o per un altro, questa imbarcatura crolla. E ci siamo noi dietro, nudi. Vulnerabili. E
quando succede, va giù. O esplodi tu, o fai esplodere gli altri. In entrambi i casi si sente un bellissimo frastuono. Tu ti devi ragione. Sono i pastori che fanno il presepe. Ma io sono i pastori che fanno il presepe. Siamo uguali, va giù. Mo siamo uguali. Il migliore dei mondi possibili. È un podcast di Kairos Media. Io sono Laura Arti. E il caso non esiste. Se stai ascoltando questo podcast, vuol dire che è il tuo momento opportuno. Nemici da sempre. Alla fine di un viaggio di lavoro a New York, un italiano prende un taxi per poter tornare in albergo. L'indomani tornerà nel suo amato paese. L'italiano è particolarmente felice e l'allegrezza lo porta ad essere chiacchierone. Durante il suo slancio espansivo di racconto e condivisione, nota sul volto del suo autista, un pakistano, una insolita apatia. Allora smette. E siccome manca ancora qualche minuto all'albergo, l'interlocutore alla guida, notando la cosa, ammette candidamente che il suo silenzio era dato dal fatto che non conosce l'Italia. Non sa dove si trovi, né che lingua si parli. Il passeggero, preso da un moto promozionale turistico, fiero com'è del suo paese, inizia a descrivere di quella penisola a forma di stivale, circondata dal mare, delineata nella parte centrale da affascinanti montagne, che sono mira e meta di turisti da tutto il mondo. La lingua parlata è l'italiano. In Italia si parla l'italiano. L'espressione sul volto del tassista è a metà tra l'interdizione e l'incredulità, per chi credeva fino ad allora che ovunque si parlasse inglese. Ad un tratto, l'uomo alla guida smette di ascoltare. Forse incuriosito da quel racconto, lo interrompe chiedendo chi fossero i loro nemici. L'uomo sul sedile passeggero è spiazzato. Non comprende la domanda. Nemici? L'autista insiste. Nemici, quei popoli con cui siete in guerra, con cui vi odiate per etnia o per conquista e contesa di territori. L'italiano ci pensa su un attimo, ma nulla. Tutto quello che riesce a dire è «No, nessuno». L'autista lo incalza. Gioca la carta della storia. Possibile che non ci sia un popolo con cui storicamente, da sempre, siete in conflitto? No.
Com'è possibile che ci sia un popolo che non ha nemici? Il taxi arriva all'albergo. L'italiano paga la sua corsa, scende e si dirige verso l'ingresso dello stabile con la grande porta a vetro girevole. Mentre è intento ad attraversarla, per uno strano gioco di luci, intravede sul vetro il suo volto ed è quasi un'illuminazione. A mezza bocca, pensando ad alta voce: noi non abbiamo mai avuto bisogno di nemici esterni. Noi la guerra ce la siamo sempre fatta tra di noi. Vicini di casa, vicolo contro vicolo, quartiere con quartiere, città contro città. Non ci sono mai mancate le ragioni. Noi siamo i nostri nemici da sempre. E tu? Pensaci bene. Quali sono i tuoi nemici?